Udine. No? Udine. Udine. So then? Oh. Hello. Oh. Ho sentito delle... So at that time, I can do anything, right? I cannot do anything except this prayer and remember those people who passed away and also those family members. I want to put condolence and then those people who lost their fellow president. So they are home and their work really difficult. So at that time I felt if opportunity comes, I must go there. So now this time material. Ero a Udine, ho sentito del terremoto avvenuto in questa zona. Sicuramente diverse persone sono morti, ci sono state diverse distruzioni delle case, industrie, e personalmente sentivo impotente di non poter fare nulla, però ho fatto una preghiera per tutti voi e ho pensato di poter visitare qui se avessi avuto occasione, e per cui questa volta proprio ho avuto occasione per venire qui a salutarvi. Quindi mentre venivo qua e poi precedentemente ho visto diverse case sono crollate, diverse industrie, palazzi industriali sono crollati, ho sentito veramente un profondo dispiacere per questo. So now, wherever I visit in those places where disasters take place, I always see telling them, now, instead of thinking, the memory, you see your past home or some beautiful furniture maybe, don't think much that way. Now look forward and bring more enthusiasm, more determination, rebuild your new home. Per cui io anche in passato ho visitato tanti altri posti dove ci sono stati disastri naturali e ho sempre consigliato alla gente di guardare il futuro, non ripensare ancora e ancora pensando di cose belle, oggetti mobili belli che sono stati persi, quindi rattristire nuovamente, ma bisogna proprio pensare.